Anni è venuta fuori una nuova idea, soprattutto è venuta fuori dall'Italia, che è uno dei motivi per cui l'ho sposata subito, quando seppi di questa invenzione che è stata fatta in una nostra regione che è la Puglia, in un nostro istituto del CNR, e fui subito abbastanza attratta dall'idea che qualcuno stesse studiando nuovi modelli diagnostici. E questo modello è un modello basato sulla tecnica REMS, che sta per Radio Frequency Echographic Multispectrometry, e io vi dirò un po' quello che è successo negli ultimi 5 anni. Lo studio sta diventando internazionale e noi siamo molto contenti di dire che comunque una tecnica come questa, che in 5 anni è riuscita a accumulare tutti questi dati, è solo perché probabilmente funziona bene. Chi la utilizza dice che la tecnica è ripetibile, è facile da fare e soprattutto è accurata e mostra un'ottima correlazione con la DEXA. Device molto importante da poter utilizzare direttamente nell'ambulatorio delle malattie osteometaboliche. Come si può vedere, in questo caso i dati che derivano dalla DEXA sono perfettamente sovrapponibili a quelli che abbiamo rilevato con l'esame echografico. Quindi possiamo dire che i punti di forza della tecnica REMS sono rappresentati, appunto, come abbiamo detto prima, dalla semplicità e rapidità della metodica, dalla trasportabilità, dal basso costo, dall'assenza di radiazioni ionizzanti, dal fatto che dà informazioni quantitative e qualitative sul tessuto osseo e che le sedi di esame sono rappresentate appunto dalla colonna del femore come la DEXA. These are the main results in our series. As you see, the sensibility and specificity when comparing the REMS technology with the DEXA is excellent. The technique is very acceptable, is very fast, about 80 seconds for spine and 80 seconds for the femur. It's convenient for the patient and the operator. The training of the operators is very easy, and as I said before, an important point is the automatic selection of the regions of interest that makes the measurement much more accurate and reproducible. In conclusion, these preliminary results show that the REMS technology is accurate, very fast and automatic, and is a very promising technique for the standard assessment of bone.